e l'applauso della tribuna centrale della Piazza Europa per la banda musicale Giuseppe Verdi Muravera, che salutiamo con un applauso, e cede il passo al primo gruppo che indossa l'abbigliamento tradizionale, e non poteva che essere il gruppo padrone di casa, ossia il gruppo folk muraverese di Muravera, in rappresentanza del Sarrabus, della subregione che ci ospita, e li accogliamo con un applauso, una foltissima rappresentanza dove l'abbigliamento tradizionale è l'elemento fondamentale, diverse fogge a rappresentare lo stato civile e il ceto sociale di appartenenza delle persone che hanno conservato il gusto di voler indossare gli antichi abiti dei loro avi. Una foltissima partecipazione di bambini e man mano con l'incedere della sfilata le diverse tipologie dell'abbigliamento tradizionale, i costumi più semplici, i costumi da lavoro alternati ai costumi di gala, dove i tessuti preziosi si alternano ai tessuti più semplici. Le gonne indossate dalle donne di Muravera sono realizzate in tessuto damascato, plissettate intorno alla vita, dove il giacchetto su gipponi è tenuto sotto il seno da un gioiello d'argento, il capo è coperto da un ampio fazzoletto rosso per nascondere i capelli, sul quale viene appuntato il lungo velo in tulle ricamato a mano, che si alterna nell'abito di gala con il fazzoletto di seta color panna, e il gruppo di Muravera ci regala una prima esibizione con il tipico ballo sarrabese, ballo dell'area geografica che ci ospita. Il gruppo di Muravera che ci ha regalato un ballo a passo del ballito accompagnato dalle launeddas, suono tipico del Sarrabus. Li salutiamo con un applauso mentre riprendono posizione nell'ambito della sfilata per cedere il passo agli ultimi figuranti che indossano gli antichi abiti tradizionali, come vi dicevo, abiti di gala e abiti giornalieri che si alternano. E abbiamo anche una rappresentanza degli antichi abiti da lutto, dove le donne diventate vedove coprivano il loro corpo con abiti completamente neri, realizzati con tessuti semplici, dove gli scialli neri con le lunghe frange in seta dovevano coprire completamente il capo e il volto delle donne a lutto. E ancora elementi della tradizione popolare con l'abbigliamento maschile
dove il colore nero è l'elemento fondamentale nell'abbigliamento del costume tipico di Muravera. Tracca tradizionale questa che arriva da Settimo San Pietro, la tracca di Fernando Pisu, con uno straordinario gioco di buoi, dove i costumi di Settimo San Pietro, tra i più ricchi del Capitano di Cagliari, sono elementi caratterizzanti di questa di questa tracca tradizionale, trainata dai buoi e sul quale le donne e gli uomini che indossano i ricchi abiti del Campidano di Cagliari sono ben indossati. Costumi di gala caratterizzati da sagonnetta bodrau e suspensu che si alternano con su costume essa velada o ispanus arrullius, così chiamati, ossia i costumi delle spose indossati in quest'area della Sardegna a partire dal tardo Settecento. Tradizionali dell'area sud della Sardegna, Motetto Saprori o Arleri Lellara. E ora è la volta della rappresentanza proveniente dal capoluogo della Sardegna, con il gruppo appartenente all'antico quartiere storico di Villanova della città di Cagliari. Sono diverse le tipologie dell'abbigliamento tradizionale indossata dagli figuranti che indossano quello che viene definito costume, ma che in realtà erano gli abiti di gala della festa indossati nella città di Cagliari. Il costume chiamato de savanettera, ossia delle ricche donne del quartiere Villanova, caratterizzati per l'ampia mantiglia in panno rosso bordata con decorazioni ricamate in argento e l'ampio grembiule in tulle che copre quasi completamente la gonna delle donne, realizzata in raso azzurro. Nell'abbigliamento maschile vediamo le diverse tipologie. Il copricapo tradizionale cagliaritano, riportato e arrotolato sul capo, si alterna al grande sombrero di gusto spagnolo. Lentamente nell'Interland, in quella che è considerata la terza città della Sardegna per numero di abitanti, arrivano da Quartus Sant'Elena, dalla rappresentanza proveniente dal gruppo Proloco di Quartus Sant'Elena, anche in questo caso con diverse tipologie dell'abbigliamento tradizionale. Aprono il corteo le figure che indossano l'abito giornaliero, anche in questo caso tessuti semplici, il cotone, il lino, la lana sono elementi fondamentali nella realizzazione dell'abbigliamento, che si alternano con i costumi di gala, i costumi indossati dalle ricche donne quartesi durante le cerimonie e durante le feste. Sagunnetta bodrau, ispannus arruvius, sasaietta sono i tipici costumi dell'abbigliamento quartese. Il sulcis, il basso sulcis, con il tipico abbigliamento di summeurredino, così chiamato, l'abbigliamento maschile caratterizzato per il lungo pantalone che arriva fin sotto il ginocchio, realizzato anticamente in orbace, dal quale fuoriesce il pantalone bianco. Nell'abbigliamento femminile diversi tipi di copricapo caratterizzano il costume di Sant'Antioco. Suvannice gorò, ossia un'ampia pezza in orbace tinta con erbe che dà questo colore turchese verdino. Invece un suvanneddu è il copricapo indossato dalle donne, realizzato in orbace e plissettato sul capo indossato dalle donne di Sant'Antioco. Il gruppo di Sant'Antioco cede velocemente il passo al suono più antico della Sardegna, formazione a Concordia proveniente da Villa Puzzu, e sono le Launeddas di Villa Puzzu, al quale dedichiamo un momento di ascolto.
al gruppo che indossa l'abbigliamento tradizionale del paese di Villa Puzzu, paese prospiciente a Muravera, con la rappresentanza del gruppo Proloco di Villa Puzzu. Abiti semplici che aprono la sfilata con quello che era il corredo portato dalle donne in dote in occasione del matrimonio. Quindi durante il corteo si andava a casa degli sposi portando tutto ciò che la sposa avrebbe portato in dono come corredo del proprio matrimonio. E si apre la sfilata delle etnotraccas, la prima etnotracca intitolato Savoia Sarrabesa, dove appunto c'è tutta la preparazione dell'antico matrimonio del Sarrabus. Preparazione del letto che prevedeva 7 strati di lenzuola ricoperte per gli sposi e tutto ciò che veniva esposto per il pranzo del matrimonio. La giuria è chiamata in questo momento a valutare, esprimere un proprio parere, un proprio giudizio per nominare durante la serata che inizierà alle 16.30 su Maestra Draca 2015. La prima etnotracca è seguita dal gruppo Proloco di Villa Puzzu, perché l'etnotracca è stata realizzata in seno a questa associazione culturale, dove abbiamo modo di vedere le diverse tipologie dell'abbigliamento festivo di questo paese. Il velo applicato sul capo delle donne ci fa intendere che gli abiti che vengono indossati sono abiti da sposa. La rottura del piatto aveva un valore simbolico e rituale. La madre dispensava la grazia alla propria figlia e agli sposi con la rottura del piatto, nel quale veniva posto il grano, simbolo di fertilità e buona fortuna. L'applauso per i bambini dell'associazione Proloco di Villa Puzzu con il rituale del Savoia Sarrabesa, la rottura del piatto un po' di caffè? E i balli tradizionali. Thank you.
e si conclude con questi ultimi figuranti, la sfilata della rappresentanza proveniente da Villa Puzzu, appartenente al gruppo Proloco di Villa Puzzu, appunto, che ci ha rappresentato Savoia Sarrabese. E dal Sarrabus ritorniamo ora al Campidano di Cagliari, uno tra i paesi che storicamente era considerato tra i più ricchi dell'area del Campidano di Cagliari, e sono i rappresentanti provenienti dal paese di Sinnai, appartenenti al gruppo folk Fontana Eulia, una località del paese appunto. L'abbigliamento di Sinnai è considerato tra i più ricchi della nostra isola, dove i broccati si alternano ai tessuti di velluto e l'ampio velo in tulle appoggiato sul capo femminile ci fa intendere che si tratta di un abito di gala indossato dalle donne quando appunto andavano a sposarsi. Questo tipo di abbigliamento è attestato almeno dalla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, e a Sinnai si conservano ancora oggi gelosamente capi d'abbigliamento antichissimo e gioielli straordinari tramandati di madre in figlia. Organetto e launeddas che accompagnano la sfilata del gruppo Fontana Eulia di Sinnai. Nell'abbigliamento maschile possiamo notare suzereniku, questo cappottino indossato appoggiato sulle spalle, tenuto chiuso sul davanti con un sacancene vratta, un gioiello d'argento in filigrana. Dal Campidano di Cagliari ci spostiamo ora nell'area dell'Ogliastra, esattamente con la rappresentanza proveniente dal paese di Ulassai, e arrivano con i tipici costumi dell'Ogliastra, con i colori legati alla montagna. Caratteristico è il copricapo realizzato in panno rosso e bordato di seta azzurra, tenuto agganciato sotto il mento dalla gamiciera d'argento realizzata in filigrana. Questo copricapo è tipico dell'Ogliastra, che si alterna agli ampi scialli in tibet di lana marrone con le lunghe frange in seta lavorate a macramè. Le donne di Ulassai portano quelli che sono gli elementi tipici degli elementi più semplici del paese, ma di straordinaria qualità. E salutiamo con un applauso i componenti del gruppo folk Santa Barbara di Ulassai. L'alternanza in questa 43esima edizione della Sagra degli Agrumi da una zona all'altra della Sardegna è straordinaria, perché ora ci riversiamo sempre in una zona montuosa, ma esattamente dalla parte opposta ci spostiamo nell'area dell'Arburense con il gruppo folk Città di Villa Cidro. E accogliamo con un applauso gli amici di Villa Cidro, loro che ha dato vita, ha dato i natali a personaggi illustri quali il grande scrittore Giuseppe De Sì, luogo nel quale la cultura è tenuta in grande considerazione. Un grande lavoro di ricostruzione dell'abbigliamento tradizionale è stato svolto dai componenti del gruppo folk Città di Villa Cidro, e infatti troviamo diverse tipologie dell'abbigliamento tradizionale che si legano al mondo minerario, ma anche al mondo dell'agricoltura. Le ciliegie e le arance di Villa Cidro sono elementi che rendono e distinguono questo paese da molti altri della Sardegna, proprio per la qualità dei prodotti che si coltivano appunto a Villa Cidro. Surtu pretistu, che arrivano appunto da Sorgono, testimonianze della fine del Settecento raccontano di uomini che si mascheravano, Isarestes appunto, gli agresti, che dovevano abbattere la figura del Surtu. Le pelli di capra, il capo coperto da sugasiddu, sul quale venivano montate corna di capriolo, di capra, di toro o di mucca, con ossa di animale appese alla schiena,
replicano quello che era l'antico carnevale di Sorgono, conservato fino agli anni 20 nel paese e poi è andato perduto. A Miriamo assistiamo ora a questa rappresentazione di Isareste e Sturzo di Sorgono. Salti rappresentano le 12 fasi lunari più la prima fase del nuovo anno, a indicare appunto questo legame con la fertilità e il mondo trasformato rappresentato nel carnevale sorgonese. Lentamente alla seconda etnotracca. È straordinario quanto queste associazioni si diano da fare per ricostruire momenti straordinari della vita del passato, addirittura in questo momento con la ricostruzione di uno specchio d'acqua, una specchio d'acqua su un carrello sul quale vengono rappresentati i momenti del passato. Il suono più antico del Mediterraneo, con l'associazione Concordia Launeddas che fa capo a Monserrato, un'associazione che ha Concordia da moltissimi anni. Ripercorre le linee melodiche tradizionali. E l'associazione Concordia Launeddas cede il passo ora al gruppo folk Tradizioni Popolari provenienti da San Vito, ancora in rappresentanza del Sarrabus. È molto interessante vedere come
sempre più spesso i gruppi folcloristici scelgano di indossare diverse tipologie di abbigliamento tradizionale, anche appartenenti a ceti sociali differenti, classi sociali differenti, a stati civili differenti, ma anche a periodi storici differenti. Vediamo sfilare abiti risalenti al tardo 800, ma anche abiti che fanno riferimento a periodi più recenti, fino agli anni 20, anni 30 del Novecento. L'abbigliamento tradizionale non si fermava e non si cambiava di colpo da un gusto o da una moda all'altra. C'erano i momenti di passaggio che vengono ben rappresentati anche in questo caso dal gruppo proveniente da San Vito, che chiude la sua sfilata con una orchestra fatta di launeddas e strumenti aerofoni, quali la fisarmonica e l'organetto. E possiamo notare in questa associazione anche la presenza di tre ragazze che suonano le launeddas, elemento interessante da sottolineare, e salutiamo con un applauso l'associazione proveniente da San Vito. E ora ci spostiamo nell'area più centrale della Sardegna, andiamo nell'area del Mandrolisai con il gruppo appartenente alla Proloco di Samugheo, uno tra i costumi più riconoscibili del nostro patrimonio vestimentario tradizionale. Interessantissimo è il copricapo femminile, costituito da quattro fazzoletti che vengono intrecciati e applicati sul capo femminile. Il grembiule, completamente ricamato a mano con motivi floreali blu policromi, è realizzato in orbace che copre quasi interamente la gonna nella parte anteriore e laterale. Nel costume maschile il colore azzurro che borda il gilet. Salutiamo gli amici di Samugheo che cedono il passo al gruppo proveniente da Sassari e fa capo al gruppo folk San Nicola. Seconda città della Sardegna, Sassari negli ultimi 20 anni ha riscoperto l'antico abbigliamento tradizionale attraverso un attento lavoro di ricerca guidato da esperti, da studiosi. Le fonti documentarie e iconografiche hanno restituito un'ampia gamma di abbigliamento tradizionale sassarese, legato ai vari lavori che venivano svolti nella città. Tra gli elementi caratteristici dell'abbigliamento maschile c'è questa sopraveste realizzata in cuoio che veniva indossata in Sardegna da epoca noragica fino ad arrivare quasi agli inizi del Novecento. Nel costume femminile il colore rosso a predominare, a indicare che si tratta di abiti festivi e da sposa. Il grande grembiule in tulle è abbinato al lungo velo indossato sul capo delle donne. Il copricapo maschile e la tradizionale berrita, ma acconciata in maniera differente, a formare quasi un cappello che viene indossato dagli uomini nell'abbigliamento tradizionale sassarese. E salutiamo gli amici di Sassari del gruppo folk San Nicola. E ancora un'altra formazione proveniente dalla terza città della Sardegna, e sono i componenti del gruppo folk Città di Quarto, uno tra i gruppi più antichi della Sardegna. La loro presenza alle varie manifestazioni della Sardegna risale ormai quasi a 90 anni, 80-90 anni fa. Thank you.
e salutiamo i componenti del gruppo Città di Quarto, di Quarto Sant'Elena. E ora la volta della etnotracca numero 3, proveniente da Muravera, intitolata I Crucis Fossagoia, i dolci del matrimonio, quindi la preparazione di tutti i dolci realizzati con la pasta di mandorle, tipici dei matrimoni della nostra isola e nello specifico del Sarrabus. Tratta numero 3 chiede il passo alla Isola Song di Fonti San Vito, un progetto musicale che ha fatto qua San Vito. Ancora una rappresentanza folta e nutrita proveniente da San Vito con il gruppo folk intitolato a Santa Barbara, e li accogliamo con un applauso. Anche in questo caso diverse tipologie dell'abbigliamento tradizionale. Nell'abbigliamento maschile i colori bianco e nero sono predominanti, con i tessuti in lino, cotone, orbace che realizzano l'abbigliamento tradizionale, mentre troviamo diverse tipologie, diverse fogge nell'abbigliamento femminile, abiti di gala che si alternano agli abiti giornalieri. Il capo coperto con su mucador in mano, il grande fazzoletto in cotone marrone stampato che arriva in Sardegna con i tessuti e industriali, tessuti di importazione, si alternano ai capi d'abbigliamento realizzati in loco, come gli scialli realizzati in tiberi camati completamente a mano con motivi floreali policromi, dove le donne sarabesi ripercorrevano e ripetevano quei gesti e quelle modalità di raffigurazione di elementi legati alla tradizione popolare, come la presenza delle spighe che avevano sempre un valore simbolico legato alla buona fortuna e alla prosperità. E dal Sarrabus ci spostiamo ora nella subregione della Tregenta con il gruppo intitolato Sospiga, proveniente da Chiorgos Donigala. Il paese anticamente era costituito da due comuni che sono stati uniti e sono diventati appunto Chiorgos Donigala. Questa formazione in particolare nasce da un progetto scolastico che si sviluppa nel tempo, dove i bambini che frequentano un corso di ballo e tradizioni popolari del paese proseguono questa passione per la cultura popolare e quindi formano un'associazione culturale, appunto il gruppo Sospiga di Chiorgos Donigala. È un'altalena continua che ci porta da una zona all'altra della Sardegna, ci fa spostare ora dalla Tregenta alla zona del Guilce Reale con il gruppo folk Guilce Reale di Pauli Latino, paese di grande importanza storica, con radici storiche molto antiche. Troviamo diverse tipologie dell'abbigliamento tradizionale, anche in questo caso i colori bianco e nero sono elementi fondamentali dell'abbigliamento tradizionale maschile. Nell'abbigliamento femminile troviamo i fazzoletti in seta puntati sul capo, tenuti sciolti nella parte posteriore appunto dell'abbigliamento tradizionale, che si alternano ai grandi scialli di seta, anche questi arrivati in Sardegna nel tardo 800, inizi del 900. Il costume maschile caratterizzato per sul zippone una giacca a doppio petto in velluto, è sovrastata da un gilet
realizzato in panno, decorato in maniera particolare. Interessante anche il modo di indossare la berretta, il tipico copricapo maschile degli uomini, arrotolata appunto sul capo. E ora andiamo in Barbagia, nella Barbagia di Ololai, con uno tra i costumi più variopinti e geometricamente riconoscibili della nostra isola. Il gruppo è il gruppo folk Murales, arrivano da Orgosolo e nell'abbigliamento festivo delle donne di Orgosolo questo copricapo assolutamente particolare, realizzato in seta e tinto con lo zafferano. I bacchi da seta vengono allevati ad Orgosolo e tessuti per realizzare questo copricapo così particolare e unico. I grembiuli straordinari ricamati a mano rappresentano motivi floreali stilizzati e geometrizzati. Nell'abbigliamento maschile il giacchetto è tenuto aperto con intarsi di tessuto, di seta e panna. E ora avremo modo di apprezzare e gustare il tipico ballo orgolese. Sul ballo tungo con il gruppo folk Murales di Orgosolo. L'applauso della tribuna centrale della Piazza Europa per il gruppo Murales di Orgosolo che ci ha regalato questo ballo tradizionale, un assaggio di ciò che avverrà questa sera a partire dalle ore 16.30 nella Piazza Europa con l'esibizione dei gruppi provenienti da tutta la Sardegna e i loro balli tradizionali. Vi salutiamo con un applauso gli amici di Orgosolo che cedono il passo ad una formazione di recente costituzione. E sono gli amici che arrivano dalla frazione di Carbonia, da Barbusi. Barbusi era il centro storico di questo paese, di questo centro che è stato fondato in epoca fascista. Gli amici di Barbusi hanno voluto dedicare tutto il lavoro di ricerca al lavoro appunto dei massai, dei contadini. E infatti il gruppo intitolato Sant'Isidoro, patrono appunto dei contadini dei massai. Sbaglio se state spingendo, il gruppo Sant'Isidoro di Barbusi nel Basso Sulcis cede il passo alla quarta etnocracca Pellis Asava de Aranju, che è una lavorazione tipica con l'utilizzo appunto delle arance in
un luogo come il Sarrabus, frutto straordinario, e la preparazione della sapa, appunto, delle arance. Vi salutiamo con un applauso gli amici della Etnotracca numero 4. E rimaniamo sempre nell'area del Sarrabus con il gruppo proveniente da Castiadas, il gruppo folk intitolato San Giovanni Battista. Castiadas è un luogo rinomato in Sardegna, luogo che è costituito oggi da diversi centri, tra i quali fanno parte anche Olia Speciosa e San Priamo, e il gruppo di Castiadas ha voluto dedicarsi al recupero dell'abbigliamento tradizionale sarrabese, ai balli della loro tradizione popolare, per conservare questo legame con l'area nella quale vivono. L'abbigliamento femminile è quello festivo, dove la gonna in seta e abbinato appunto al gilet. Vi salutiamo con un applauso gli amici provenienti da Castiadas. E ora ritorniamo alla zona prospiciente Cagliari con il gruppo proveniente dall'antico paese chiamato Pauli, oggi conosciuto come Monserrato. Pauli, o meglio Monserrato, è uno tra i paesi più popolosi dell'interland cagliaritano, oltre 22.000 abitanti, ma che ha conservato un forte legame con la tradizione popolare. Vediamo sfilare l'abbigliamento del suvardallino, che era l'antico abbigliamento delle spose di Monserrato. Vi salutiamo con un applauso gli amici di Monserrato, che fanno capo all'Associazione Folk di Monserrato. E vi salutiamo con un applauso speciale al signor Nino Nonnoi, che col suo canto accompagna da decenni le nostre sfilate tradizionali. Dall'interland cagliaritano ritorniamo nel Sulcis con il gruppo proveniente da Tratalias ed è il gruppo intitolato Is Baddarinus, i ballerini di Tratalias. Li accogliamo con un applauso mentre sfilano con l'austero ed elegante abbigliamento sulcitano. Anche in questo caso diverse tipologie dell'abbigliamento sulcitano. Zona della Sardegna dove si è conservato l'abbigliamento tradizionale, dove ancora oggi è possibile ritrovare nei cassetti e nelle cassapanche pezzi antichi risalenti al tardo 800, inizi del 900, indossati dalle donne del Sulcis. Grandi fazzoletti per coprire il capo femminile, scialli di seta, ma possiamo vedere anche l'antica e tradizionale mantiglia di gusto spagnolo indossato dalle donne appartenenti ai ceti sociali più elevati, indossati in occasione dei matrimoni. La mantiglia realizzata in raso di seta bianco bordato con il bordo azzurro è tipico del Sulcis. Tutto nasce appunto dalla città di Iglesias, capoluogo di questa zona della Sardegna. Salutiamo gli amici del Sulcis che cedono il passo ai componenti del gruppo provenienti da Uri, il gruppo folk di Uri, la prima rappresentanza del Logudoro in questa 43esima festa del Sarangio di Muravera. E ancora una volta dal Logudoro ritorniamo nel Sulcis, questa volta il capoluogo di quest'area della Sardegna, Iglesias, la città delle sette chiese, che accogliamo con un applauso. Soltanto
7 donne appartenenti alle famiglie nobili provenienti dalla Spagna potevano indossare la mantiglia e indossare quello che era chiamato vestimenta nostrada, ossia l'abito di noi altri, l'abito delle donne, che si distingueva dall'abito indossato dai massaios, i massaios arricchi, che erano le persone appartenenti alle famiglie più ricche, ma appunto di origine sarda. I campanacci accompagnano l'andamento, l'andatura cadenzata di questi personaggi. Ecco che piano piano raggiungono il cuore di questa 43esima edizione della Festa degli Agrumi. Il carnevale di Rotelli con le maschere del Sonturbo, dei ciechi appunto, con i loro volti coperti di polvere e i campanacci che accompagnano ritmicamente la matura cadenzata di queste maschere della Barbagia di Nuoro. E vi salutiamo con un applauso mentre cedono il passo alla etnotracca numero 5. L'applauso per le maschere del Turco di Rotelli. Sarrabese, da Capo Muravera, vuole festeggiare questo frutto profumato, delizioso, straordinario, presente in
quest'area della Sardegna in maniera così, così forte. Saveste stare giù con appunto la distribuzione delle ranze a tutto il pubblico che partecipa a questa 43esima edizione della festa degli agrumi. Ci salutiamo con un applauso gli amici della Etnotracca numero 5. E ora è la volta di un gruppo folk che arriva da un'area montagnosa della Sardegna, l'area del Gerrei, ed è il gruppo folk intitolato a San Cristoforo, Santo Cristollo, e arrivano da Villa Salto, che accogliamo con un applauso gli amici di Villa Salto, che indossano diverse tipologie dell'abbigliamento tradizionale. Nell'abbigliamento maschile uno degli elementi caratterizzanti è questa mantella realizzata in orbace indossata dagli uomini di Villa Salto, visto che i luoghi sono particolarmente freddi, e questa mantellina realizzata in orbace, il tessuto realizzato dalla filatura della lana di pecora, è particolarmente caldo, idrorepellente, veniva indossato dagli uomini mentre trascorrevano le loro giornate in campagna. Si deve anche ricordare che Villa Salto è luogo nel quale i territori sono stati sfruttati anche con le miniere, quindi un territorio che ha alternato la propria economia con tra la pastorizia, l'agricoltura e appunto lo sfruttamento delle miniere. Vi salutiamo con un applauso gli amici di Villa Salto. Il 13 di agosto, la festa di San Cristoforo, alla quale siete tutti invitati per festeggiare appunto Santo Cristollo. Un applauso per gli amici del gruppo San Cristoforo di Villa Salto. E ora ci spostiamo dal Gerrei all'area del Parteolla con Dolianova, il gruppo folk città di Dolianova. Dolianova è un luogo di grande importanza storica, sede di diocesi in epoca medievale, dove ancora si conserva la chiesa di San Pantaleo, luogo storicamente importantissimo, che ha conservato ancora oggi questa importanza nell'area geografica del Parteolla. Le donne indossano l'antico abbigliamento da sposa, dove il giacchetto color aragosta si distingue da tutti gli altri della Sardegna. Gli uomini indossano un gilet in velluto bordato con trine dorate a indicare la ricchezza del territorio, il conjunto di ulivi e non solo, da qui il nome Parteolla. E salutiamo con un applauso gli amici di Dolianova. E ora ci spostiamo nella capitale dell'area centrale della Sardegna, la capitale della Barbagia, con una rappresentanza proveniente da Nuoro. E accogliamo con un applauso, appartengono all'associazione culturale Coro Nuoro Amada, una grande tradizione corale, di coralità polifonica nella città di Nuoro. E troviamo in questo caso una folta rappresentanza maschile proprio per la coralità maschile presente nella città di Nuoro.